Il 78% degli elettori cileni si è espresso a favore della redazione di una nuova Costituzione. È il risultato del referendum di domenica, che promette di chiudere con la carta che risale alla dittatura militare di Augusto Pinochet, che arriva un anno dopo l'avvio di una profonda protesta sociale tuttora in corso. Nella capitale Santiago è esplosa la gioia di tanti. Non riesco ancora a credere che sia passato. Ci sentiamo di aver vinto, di aver conquistato più stabilità e più giustizia dopo anni d'attesa. Ora comincia la seconda parte, come gestire tutto questo. Ma siamo sulla strada giusta, quindi sono felice. La verità è che tutti noi cileni continuiamo a sperare, ci aspettiamo molto da questo cambiamento. Ma la cosa principale è avere recuperato la nostra dignità. Abbiamo riottenuto la dignità che tanto cercavamo. La Costituzione in vigore in Cile è basata sul neoliberismo e non garantisce ai cittadini molti degli istituti di rilevanza sociale, come l'accesso gratuito a scuola e sanità. A causa dei limiti della Costituzione del 1980, perfino le politiche espansive dei governi di centrosinistra sono rimaste frustrate. Per questo, molti parlano del referendum di domenica come di una svolta storica per la politica cilena.